Assessore Valdo di Bonaventura, a parte il piano di adozione delle rotonde e degli spazi verdi. Sì, è un modo per cercare di tenere in ordine il nostro patrimonio, diciamo, di spazi verdi e delle rotonde. Purtroppo l'amministrazione sa benissimo che le risorse sono ridotte al lumicino, quindi è un modo per cercare di dare risposte e avere degli spazi verdi decorosi. Quindi apporteremo a breve questo approvvimento di questa delibera, proprio di questo provvedimento, proprio per cercare di far sì che sia qualche privato sia i cittadini possano adottare questi spazi verdi e tenerli curati, e così andiamo a migliorare il decoro urbano della città. Effettivamente, come si espleterà? Ci sarà un bando, una gara, qualcosa? Beh sì, adesso approviamo il provvedimento, poi chi vuole partecipare farà una domanda e la valuteremo e poi daremo risposta. Quindi diciamo siccome Qualsiasi rotonda. sì, qualsiasi rotonda, ma adesso le rotonde ovviamente in cura dal comune, cercando di, proprio di migliorare il decoro, lo fanno già in alcune regioni, diverse regioni italiane, è un modo per cercare di, visto le difficoltà economiche. Quindi è un impegno di questa amministrazione, ma sono convinto che ci sarà una buona risposta da parte dei cittadini, perché sono tanti quelli, i cittadini che vogliono adoperarsi per migliorare l'aspetto manutentivo della loro città. Quanto riguarda, insomma, le aree verdi, continua anche, come dire, la lotta, per il decoro urbano. Ma purtroppo c'è un abbandono di rifiuti, inutile che lo diciamo, sconsiderato. Insomma, se è arrivato ieri mattina abbiamo recuperato quel carrello sul fiume. Ma oramai ci sono dei comportamenti inaccettabili e dobbiamo combatterli in tutti i modi. Speriamo che l'installazione di fototrap dia qualche risultato per cercare di reprimere in qualche modo questo triste fenomeno.